Antonietta Laporta, dopo aver lasciato il gruppo politico della Lega in consiglio regionale, non ha abbandonato il centrodestra, è infatti passata ufficialmente a Forza Italia. A Sulmona si è svolta una conferenza stampa per la presentazione del nuovo ingresso nel partito, guidato da Antonio Tajani. Ma noi siamo lieti di accogliere nelle file di Forza Italia una donna che ha fatto molto bene in consiglio regionale e che rappresenta questa parte della regione Abruzzo, che è in consiglio comunale. Sulmona è una città importante, alla quale mi fermavo sempre quando ero militare col treno che mi portava a Pescara, e certamente la sua presenza renderà più efficace non soltanto la nostra azione in consiglio regionale, ma anche la nostra presenza sul territorio, perché è fondamentale per quanto ci riguarda rafforzare Forza Italia in tutti i comuni, in tutte le province, in ogni regione, perché si possa trasmettere al maggior numero possibile di cittadini il nostro messaggio di rivoluzione liberale. Siamo contenti, io come responsabile nazionale degli enti locali accompagno il nostro segretario nazionale Tajani e il coordinatore regionale Pagano per questa iniziativa che allarga ulteriormente il nostro gruppo consigliare. Dare il benvenuto alla nostra nuova consigliera in Abruzzo, come ricorderete siamo intervenuti consigliere genovese ad Avezzano, certo, anche poi consigliere genovese ad Avezzano ed altre presenze nei consigli comunali e sul territorio. Già ci incontrammo a Teramo qualche settimana fa per l'arrivo di altri consigli regionali, il segretario del partito intervenne all'Aquila per occasione analoga. Questo è un segno di vitalità, di presenza e di dinamismo in vista anche delle elezioni regionali che ci attendono all'inizio del prossimo anno in Abruzzo, e quindi siamo qui per organizzarci oltre che per dare questi positivi annunci. La consigliera regionale Antonietta Laporta di Sulmona entra in Forza Italia, sono qui ad accoglierla tra l'altro il nostro segretario nazionale Antonio Tajani e il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Siamo felicissimi che Antonietta entri in Forza Italia, tra l'altro è anche consigliere comunale, per noi la zona della Valle Peligna è fondamentale, il centro Abruzzo è vitale, quindi la sua presenza nel gruppo di Forza Italia Abruzzo per noi è importantissima. Antonietta Laporta, dunque questo passaggio a Forza Italia, cosa possiamo dire nel merito? Questo passaggio a Forza Italia lo ritengo probabilmente un passaggio quasi naturale, perché Forza Italia è la casa delle tradizioni liberali, è la casa degli italiani moderati, e io anche solo per la mia indole sicuramente ci appartengo, e quindi sono molto contenta di oggi, davvero.